l'indirizzo che vi do, se potrei fare lo scritto, ho un po' di torcicollo oggi, quindi mi raccomando, aiutatemi a tenere la concentrazione. Come esercizio numerico, immaginate di avere un bastone con due masse attaccate agli estremi. Immaginate che il bastone sia collegato con una fibra. Questa è una vista laterale, la vista laterale, c'è una fibra. E quindi sarà un pendolo a torsione. Quindi la vista dall'alto è questa, questo è il vostro bastone. E immaginate che quindi questa qua sia la direzione di equilibrio. Cioè il bastone è il bastone, il pendolo a torsione, la fibra non è attorcigliata, quindi questa è la configurazione di equilibrio, nel senso che se voi la tenete con la mano non sentite nessuno sforzo muscolare particolare, tenete il pendolo fermo, lasciate la presa e lui rimane in quiete. Evidentemente la fibra non è attorcigliata, non c'è un momento torcente. Poi voi avvicinate, quindi chiamiamo questi oggetti, questi oggetti di massa m, m piccolo, sono due masse uguali, poi mettiamo dei valori numerici. Avvicinate invece a questi corpi, magari questa è la vista dall'alto, magari avvicinate questo, un altro corpo di massa m grande e simmetricamente un altro corpo di massa m grande. E ci sarà una forza di attrazione gravitazionale tra queste masse. Quindi questa massa sarà attratta, ci sarà una forza di gravitazione, qua ci sarà una forza di gravitazione, vedete che c'è una coppia di forze che attorciglierà la fibra. La fibra resisterà perché non gli piace essere attorcigliato. Quindi immaginate questo di nuovo, la vista sia dall'alto, questa è la direzione originaria della fibra a torsione, che viene infatti attorcigliato e quindi l'angolo non è più 0 gradi ma è attorcigliato di un certo angolo, cioè il pendolo a torsione è deflesso e deviato dalla direzione originaria di un certo angolo, perché qua avete appunto un corpo e un altro corpo. Ma mettiamo dei numeri, mettiamo che la lunghezza del bastone, quindi la lunghezza del bastone, dove posso disegnarlo? Disegniamo qua la lunghezza del bastone, la chiamiamo D, sia di un metro. Immaginate che queste massette qua, che possiamo pensare puntiformi, cioè sono piccole, questa sia, che so, qual è il numero che ho ah sì, questo ricordarmi, un etto. Invece questo signore è una bestia di 100 kg, okay. Va bene? E immaginate che questa è la configurazione del nuovo equilibrio, quindi il nuovo equilibrio, configurazione, nuovo equilibrio, perché la distanza... Silenzio per cortesia, vi sento. E la distanza tra la massa attaccata al pendolo, che fa parte del pendolo, e il centro della massona, sia di, cosa avevo messo, 15 cm. Quindi è 0,15 metri. Io sento un brusio, siete voi? Silenzio. Grazie. Quindi la distanza, la massetta, la massona, la distanza di equilibrio, quindi tra il centro, mi raccomando, tra il centro e la posizione della massetta, quindi questa la chiamiamo puntiforme, questo ha una sua, visto che è una bella massa, dovete immaginare. Comunque dimostreremo che la forza di gravitazione che questo signore sente è come se tutta questa massa fosse concentrata al punto, quindi al centro, quindi la distanza che serve per calcolare la forza di gravitazione
è la distanza tra la massa puntiforme e il centro della massona. Questo è, la dimostreremo. Credo di avervi dato tutto. G ovviamente vi dovevo dare è di cosa 6 e 6 7 per 10 alla meno 11 cosa 11 cosa. Allora, ricordate la formula di gravitazione è la G, la massa diviso la distanza al quadrato. Quindi questa roba qui sono newton metri quadri diviso chilogrammi al quadrato. Quindi questi sono newton a metri quadri chilogrammi alla meno 2. Va bene? Calcolate l'angolo. Per farlo mi manca qualcosa, no? Cos'è che manca? Informazione sulla fibra. Dovete sapere qualcosa sulla fibra. Cioè, qual è la costante di torsione della fibra? E la costante di torsione della fibra non ve la do direttamente, ve lo do con un numero e ve lo do con il periodo d'oscillazione. Cioè, prima che voi avviciniate le massone, se voi attorcigliate la fibra, lasciate la presa, lui fa il suo bel moto armonico e vi do il periodo d'oscillazione, dov'è il numero che mi ero fatto stamattina. 860 secondi. Quindi il periodo di oscillazione, scrivo qua, il periodo di oscillazione, cos'è che ho detto? Però ha detto non mi ricordo. 860 secondi. Quindi voi avete queste due massette di un netto attaccate all'estremità di un bastone di massa trascurabile lungo un metro. La attorcigliate con le vostre mani per un attimo, lasciate la presa e cronometrate il tempo che impiega ad andare e tornare. Quindi lui impiega 860 secondi ad andare e tornare. Molto! La fibra ha una costante torsione molto piccola. Chiaramente questo esercizio, questo esperimento che ha fatto il signor Cavendish in realtà il suo scopo era determinare G. Quindi lui mise masse che erano di 100 kg vicino al pendolo di torsione e osservò l'angolo di deflessione, la misurò e quindi determinò G, fece il contrario, quindi determinò il valore G su un tavolo. Ma potete immaginare che l'esperimento è molto difficile, perché questo ha una fibra molto facilmente attorcigliabile, una costante di torsione molto piccola, piccola, molto piccola. E quindi uno deve evitare che magari qualcuno apra la finestra e il vento faccia dondolare il pendolo di torsione, che ci siano vibrazioni che possono far dondolare il pendolo, non certamente per l'effetto della forza di gravità che è molto piccola, ma perché tutto viene fatto vibrare, perché c'è magari un treno che passa. Comunque, come esercizio numerico, un po' un riassunto delle cose che dovessi sapere, ma potrei dare uno scritto. Quindi questi sono i dati. Supponete che voi conosciate già, quindi non stiamo facendo l'esperimento di cambio, stiamo facendo un'applicazione. Supponete già di conoscere G e volete calcolare l'angolo di deflessione. Vi ho dato tutto, vi ho dato il periodo oscillazione del pendolo prima di avvicinare le massone. Avvicinate le massone a una, e osservate che trova un nuovo angolo di equilibrio. Un nuovo angolo di equilibrio, quell'angolo di equilibrio lo ottenete, voglio determinate, ma vedete, osservate che la distanza tra le masse, tra la massetta del pendolo e il centro della massa che è stata avvicinata è di 15 cm. Qual è quell'angolo? Va bene? Pensateci un attimo. Un altro esercizio che potrei dare allo scritto. Thank you.
Questo ve lo dico dopo, andiamo avanti un po' col programma. Allora, di nuovo scriviamo velocemente le equazioni di Maxwell, nel senso di scriverle, le scriviamo in forma differenziale prima, quindi sono quattro equazioni che descrivono come le sorgenti creano campi elettrici e magnetici. Poi c'è una quinta equazione, che è chiamata la legge di Lorentz, che dice qual è l'effetto di questi campi elettrici e magnetici su una particella dotata di carica in movimento. Quindi come si fanno a creare campi elettrici e magnetici, ce lo dicono le equazioni di Maxwell. Sono quattro, prima le scrivo in forma differenziale. Perché sono quattro? Perché ho due campi vettoriali, il campo elettrico e il campo magnetico. E ogni campo vettoriale, per dire come è fatto, per descrivere matematicamente come si comporta nello spazio, nel tempo, serve dare il rotore e serve dare la divergenza. Il rotore è in qualche modo una misura di come in un punto il campo tende ad avere una circoitazione, tende a ruotare, e la divergenza è la misura in un punto dello spazio di come il campo diverge. Quindi la divergenza del campo elettrico è in un punto è la densità di carica in quel punto diviso una costante che si chiama la costante dielettrica nel vuoto. Questo è nel sistema internazionale. Quindi epsilon 0 si chiama la costante dielettrica nel vuoto o del vuoto. Vedete il pH 0? Poi c'è la divergenza del campo B. La divergenza del campo B è sempre 0. La divergenza del campo E dipende da ρ. Se ρ è 0, la divergenza è 0. Se ρ è positivo, perché avete della carica positiva, la divergenza è positiva. Porcospino. Se ρ è negativa, la divergenza è negativa. Frecce che entrano. Se ρ è uguale a 0, le frecce non hanno una tendenza netta a uscire e entrare. Ogni freccia che esce, c'è una freccia che entra. E viceversa. Il campo B ha sempre, identicamente, divergenza nulla. E si dice che è un campo solenoidale. Parliamo adesso dei rotori, dove li posso scrivere? Scrivo qua, accanto, perché non hanno... Scrivo qua. Ah, che schifo. Tutti grattano, devo comprarmi anche una scatola di gessi bianchi. Questa partita di gessi quest'anno è terribile. Anche i miei colleghi si stanno lamentando. Il rotore del campo elettrico è meno la derivata parziale del campo B rispetto al tempo. Il rotore di B è uguale a mu0 per J. Mu0 si chiama, perché ho scritto qua così poco spazio, mu0 si chiama la permeabilità magnetica di chi? Del vuoto. Più mu0 epsilon 0, la derivata parziale rispetto al tempo del campo elettrico. Queste sono le equazioni di Maxwell, sono 4. Come vedete, sono accoppiate tra di loro. Al campo elettrico interessa quello che fa il campo B, al campo magnetico interessa quello che fa la E. Sono accoppiate, in generale lo sono. La J si chiama la densità di corrente, ovviamente corrente elettrica, posso risparmiarmi la parola adesso in futuro. Questa è la densità volumetrica in questo caso di carica
elettrico. Questa qua, adesso scriviamo in forma integrale, dove posso scrivere? Scrivo qua. Il flusso attraverso una superficie chiusa per il campo elettrico è uguale a 1 su epsilon 0 per la carica interna. Interna cosa? È interna la superficie che è chiusa, quindi la carica interna è semplicemente l'integrale di volume di rho sul volume che era chiuso da S. Questo è il volume racchiuso da S. Questa è la prima legge, è la legge di, questa si chiama la legge di Gauss del campo elettrico. Questa è la legge di Gauss del campo magnetico. Questa è chiamata la legge di Faraday, Lenz, Neumann. Questa è chiamata la legge di Ampère, Maxwell. E questo pezzo l'ha aggiunto Maxwell. Chiaramente il flusso del campo magnetico, del campo B, attraverso una qualsiasi superficie chiusa è rigorosamente zero. La legge di Faraday si scrive così: la circuitazione di E lungo una qualsiasi curva chiusa è uguale a meno la derivata rispetto al tempo per il flusso del campo magnetico, dove il flusso del campo magnetico è uguale a, per l'appunto, al flusso attraverso la superficie che è aperta, che si appoggia sul ciclo di B. Quindi questa roba in generale sarà funzione del tempo. E quindi questa funzione qui, quando la derivata rispetto al tempo, cambiate il segno, vi dà la circuitazione. Quindi quando il campo magnetico non cambia nel tempo, immaginate il campo magnetico sia identicamente zero, non c'è mai, non c'è il campo magnetico, in qualsiasi istante del tempo il campo magnetico non c'è, allora vedete che la circuitazione di C uguale a zero. Qualora abbiate qualcosa invece che cambia il tempo, che il campo magnetico sta cambiando del tempo, allora la circuitazione sarà diversa da zero. Poi abbiamo la quarta legge, che è la circuitazione del campo B lungo una qualsiasi curva chiusa è uguale a mu0 per la corrente, chiamiamola così, facciamo conduzione concatenata, più mu0 per la corrente di spostamento concatenata, dove la corrente di conduzione concata è uguale al flusso della densità di corrente. Attraverso quale superficie? Attraverso qualsiasi superficie che abbia questo C come orlo, come buco, ditelo come volete. Un'espressione che a me è capitato usare nel passato è che la superficie S, che ha un buco, si appoggia sulla curva C, nel senso che la curva C è l'orlo del buco. E la corrente di spostamento concatenata invece è thank you.
diciamo così. Perché c'è il brusio? Le sapete già queste cose? Sì, perché le ho fatte giù di lì. Ok? Deve essere chiaro che queste equazioni scritte in forma differenziale o scritte in forma integrale descrive come costruire, come generare, come fare in modo che in uno spazio ci sia un campo elettrico, un campo magnetico. Per creare un campo elettrico avete essenzialmente due modi. O avete delle cariche che creeranno un campo elettrico, come per la legge di Gauss, no? Oppure variate un campo magnetico. Perché variare un campo magnetico, variare un campo magnetico vi crea un campo elettrico. Analogamente, voi per creare un B avete due modi. O prendete delle cariche e le muovete, e quello si chiamerà la densità di corrente elettrica, cioè la corrente elettrica. Avete dei portatori di carica, degli elettroni, dei protoni, degli ioni, e essendo cariche creeranno certamente un campo elettrico. Ma se li muovete, creeranno un B, perché muovendosi sono un J, e un J vi creerà un B. Ma potete creare un B anche senza avere cariche in movimento. Potete creare B anche con un altro tipo di corrente, che si chiama corrente di spostamento, che di nuovo vi ripeto che il nome è molto infelice, perché in realtà non ci sono cariche che si muovono. Le cariche che si muovono sono descritte dalla corrente di conduzione. Questo tipo di corrente che genera un campo magnetico è un campo elettrico variabile nel tempo. Va bene, qualche piccola considerazione. Il mio collo stamattina fa proprio molto male. Facciamo qualche semplice considerazione. Anzi, vorrei fare un ragionamento qua, vediamo se mi ci riesce. No, meglio fare qualche considerazione. Meglio. Immaginate, voglio fare qualche conto, qualche esercizio tipico da orale, tipico da scritto, sul calcolo della carica totale o della corrente partendo da densità. Immaginate di avere una densità di carica elettrica che a priori dipende da x, y e z. Quindi voi state dicendo, ecco lo spazio x, y, z delle coordinate cartesiane. In questo punto dello spazio voi immaginate che ci sia questo valore di rho. In un altro punto il valore di rho è diverso. Allora immaginate che io vi chieda quanta carica c'è in questa distribuzione di carica. Prendo della carica elettrica e la distribuisco nello spazio a forma magari di questo tubero. Qual è la carica totale che c'è in questa distribuzione di carica? Quello che faccio è di immaginare ogni punto dello spazio e lo circondo con un piccolo cubetto di Lego, una piccola scatolina, e mi chiedo quanta carica c'è in questa scatolina. Allora, in quella scatolina, immaginate che la scatolina sia fatta magari appunto di dx, dy, dz, facciamo il disegno, sarà ovviamente difficile. Quindi qua sul piano XY avete la proiezione di questo. Questo rappresenta dei delta Y, questo rappresenta delta X, ovviamente l'altezza di questo è delta Z. Quindi qual è il volume delta X, delta Y, delta Z? Qual è il volume di quella scatoletta? Lo volume di quella scatoletta, magari questa è la scatoletta iesima, è delta XI, delta YI,
delta ZI, molto semplice, no? Questo è la delta YI, delta XI e delta ZI. Quanta carica sta là dentro? Cos'è la rho? È la densità volumetrica di carica. Quindi che la carica che è qua dentro, la chiamiamo, che so, delta QI, la carica che è dentro la iesima scatola, è uguale alla rho calcolato nel punto, in questo punto qui, quindi chiamiamo questo il punto I, questo è un altro punto, attorno al punto J-esimo metterò un'altra scatola, attorno a questo punto qui metterò un'altra scatola. Quindi io voglio capire quant'è la carica totale che c'è in questa specie di tubero. Ok? Quindi quanta carica c'è in questa scatolina? C'ho il valore della rho in quel punto dello spazio moltiplicato per questo. Qual è la carica totale? È la somma, questa è una stima si intende, è una stima, è la somma delle cariche che stanno all'interno delle n scatoline. Quindi questo è uguale alla sommatoria della rho I delta VV che va da 1 a n, quindi questa è una stima. Prendo il mio tubero, la taglio con un coltello a fare tante, perché immaginiamo che sia una patata e volete fare patate al forno, quindi tagliate per fare dei cubetti o dei rettangoli, la forma che vi piace tanto, e quindi la vostra patata è la composizione di tutti questi effetti, di questi Lego, di questi volumetti. Quindi il volume di ogni singolo volumetto moltiplicato per la carica che è in quel volumetto, la somma vi dà la stima di quello che è lì. Come fate a fare una stima migliore? Su cosa si basa la stima? Si basa la stima sul fatto che qua io ho il volume, la suddivisione del tubero in volumetti non è quello di contenzioso. Io la divido in, ecco un volumetto, è una zoomata. Ma io devo moltiplicarlo per il valore di questa funzione rho in un punto che è qua dentro. Quale punto? Il punto proprio al centro, questo punto, questo punto, questo punto, qualsiasi punto. Io ho un'infinità di scelte del punto x, y, z da associare all'iesimo volume. E in quel punto io calcolo la rho. E quel valore di rho per quel punto associato all'iesimo volumetto lo metto qui. Quindi ognuno di noi magari sceglierà un punto diverso all'interno di quel volumetto e scegliendo in maniera arbitraria quel punto userà il valore di rho in quel punto e lo scriverà qua. Quindi persone diverse sceglieranno diversamente il punto all'interno del volumetto e scriveranno quindi valori di rho diversi e quindi le loro stime saranno diverse. Ma nel limite che il numero dei Lego tende all'infinito, in modo che ognuno di loro, il volume di ogni volumetto tende a zero, tutte queste differenze convergono verso un numero unico, ok? E quel numero unico si scrive così. Faccio spazio. Quindi questo converge. Verso un simbolo che dove la somma diventa una somma sui volumetti. Sommo sui volumetti. Ma siccome il volumetto in ultima analisi è una delta XI, delta Y, delta Z, sto sommando su, vedete che il simbolo che uso sono 3, è un integrale triplo, è un segno di 3 integrazioni, perché mi ricordo che io in realtà sto integrando sia in x che in y che in z. Quindi questo mi diventa per l'appunto dx, dy, dz, come ho scritto là, però vado molto più snello adesso. E questo diventa l'integrando, che è la rho nel punto x, y, z. Ok? E io esaurisco, integro su x, in modo da esaurire la coordinata x di questo oggetto.
in modo, poi integro su y in modo da esaurire l'estensione y di questo oggetto, poi integro in z per esaurire l'estensione z di questo oggetto. Quindi questi sono, sto integrando in x, in y e in z fino a esaurire la mia, tutto il mio volume. Quello è la roba, d'accordo? Non c'è niente da cui aver paura in questi simboli, sta semplicemente ricordando che in ultima analisi la carica è la somma delle cariche racchiuse dentro tanti volumetti. Quanta carica è in un elemento, in uno dei volumetti? È il volume del volumetto moltiplicato per la densità di carica in quella zona dello spazio. Molto semplice. Facciamo qualche semplice esempio. Immaginate che la rho, che a priori dipenda x, y e z, in realtà dipenda, che so, facciamo la rho che sia una costante, questa è la più banale, non vi pare? Allora immaginate una sfera di raggio R centrata all'origine. E io vi dica che la densità di carica in questa sfera è costante e vale ρ. Intanto che dimensioni ha ρ? È evidente che se questa è una densità di carica, la dimensione di ρ è una carica, quindi mettiamo che so Q per il simbolo di carica, diviso una lunghezza al cubo. In modo che quando moltiplico questo per un volume, io abbia una carica, d'accordo? La densità di carica che dimensioni ha? Se è una densità di tipo volumetrica, poi nel corso delle lezioni faremo ogni tanto qualche esercizio dove la densità di carica è anche di superficie, quindi avrò una certa quantità di carica al metro quadrato, o sarà una densità di tipo lineare, avrò una certa quantità di carica al metro. Qua sto parlando di densità volumetrica, uso il simbolo ρ. Quindi una certa quantità di carica al metro cubo. Quanta carica è in questa sfera? È banale, non vi pare? È molto semplice, perché dovreste essere in grado di dirlo anche voi, che questo è uguale a rho 0 per il volume della sfera, senza tanti problemi. Qual è il volume della sfera? Qualcuno? Ok, molto semplice, non vi pare? Questa è una puttanata. Supponiamo adesso che la ρ non sia costante, che non lo sia. Questo è il caso in cui sia costante, è molto semplice. Uno potrebbe usare questa notazione molto sofisticata e fa una cosa del genere, no? Anzi, è forse il caso di farlo, così voi vi abituate primo a non spaventarvi di fronte a queste formule e a ragionare. Stiamo dicendo che la carica all'interno di un volume, la carica racchiusa da un volume, quella che appare nella legge di Gauss, la legge di Gauss sta dicendo che il flusso è uguale, il flusso del campo elettrico è 1 su epsilon 0 per la carica interna. E quant'è la carica interna? La carica interna è questa. Quindi io vi chiedo, qual è il flusso del campo elettrico attraverso la superficie di quella sfera? Dipende dalla carica che era chiusa la sfera. Quant'è la carica chiusa la sfera? Uno fa una cosa del genere e poi dice: ah, io sto integrando in x, y, z una funzione che a priori dipende da x, y, z. Ma la funzione in realtà non dipende da x, y, z, quindi cosa faccio? Porto la rho fuori dal simbolo di integrale e mi limito a integrare x, y, z sulla mia forma geometrica. Ma questo cos'è? Questo è proprio il volume, no? È il volume della zona racchiusa dalla superficie S. E quindi il volume della sfera è ecco fatto, ok? Ma facciamo un caso più complicato, dove la rho dipenda, che so, dalla distanza del punto dall'origine, dove rho è uguale a x quadro più y quadro più z quadro, radice. Quindi in questo punto la densità di, facciamo un disegno, vabbè, questo è un po' prospettico perché vedete che ho gli assi x, y, z. Questo punto
che ha una certa distanza dall'origine, il valore è diverso, il valore di rho è diverso da un punto che è qui, che ha una distanza maggiore, è diverso dal valore di rho che è qua, che ha una distanza più vicina. Quindi facciamo un caso in cui la densità di carica è distribuita in maniera con una simmetria sferica. Tutti i punti che hanno la stessa distanza dal centro hanno lo stesso valore di rho. Vedete? Tutti i punti che hanno la stessa distanza dall'origine avranno lo stesso valore di rho. Quindi è una distribuzione con simmetria sferica. Quindi adesso l'esercizio consisterà di immaginare diverse dipendenze dalla distanza. D'accordo? Immaginiamo una dipendenza di questo tipo, che la rho dipenda dalla distanza del punto dal centro della sfera, con un andamento, facciamo un andamento lineare. A è un numero che ha opportune dimensioni, poi vi potrei chiedere che dimensioni. Rho è una carica per unità di volume, quindi A deve avere dimensioni tali che moltiplicandolo per una lunghezza vi dia la dimensione giusta. Quindi immaginate che A sia un valore costante e per R, quindi questa è la mia funzione, la scrivo così, come farebbe un matematico. Farei per R minore o uguale di R maiuscolo, che è il raggio della sfera, rho vale AR. E per R maggiore di R, rho vale 0. Questa è la mia funzione. Sto dicendo come dipende la densità di carica in funzione della distanza dal centro della sfera. Cresce linearmente fino al raggio R maiuscolo della sfera, poi fuori dalla sfera non c'è carica, quindi rho uguale a 0. Quella è la funzione. Calcolare dunque la carica che è dentro la sfera, la carica che apparirebbe nell'equazione della legge di Gauss. Cioè il flusso del campo elettrico è uguale 1 su epsilon 0, carica interna. Ma quant'è la carica interna? Prima devo calcolare questo, prima di dire cos'è il flusso. Allora mi devo arrotolare le maniche e devo pensare, no? Come fareste voi, meccanici? Qualcuno ha un'idea? Immaginate la sfera come una cipolla e considerate tutti i punti che hanno la stessa distanza dall'origine, c'è la stessa densità di carica. Quindi immaginate tutti questi punti che hanno la stessa distanza dall'origine e immaginate quindi di dividere la vostra sfera come una cipolla. Questi sono, come si chiamano in italiano? Oddio, che lapsus. No, sono strati. Non è? Vi ricordate che nel contesto del disco, quando calcolavamo il momento di inerzia del disco, quelle erano corone circolari. Queste invece sono, qual è l'espressione? Sono dei gusci sferici, chiamiamoli così, ok? Gusci sferici o sferici, eh? Quindi tutti i punti qua all'interno di questo guscio sferico hanno più o meno, notate il mio gesto e le parole, hanno più o meno la stessa distanza. Quindi faccio una stima. Cosa faccio? La mia stima della carica interna a sta predetta sfera, faccio una stima e sommo su i gusci sferici. Sto sommando su gusci sferici. Divido quindi in n gusci sferici, come una cipolla, c'è quella più interna e quella più esterna. E mi chiedo quanta carica c'è nell'ignesimo guscio. Una volta che so quello, sommo la carica sui gusci, io ottengo una buona stima. Poi per avere una stima migliore cosa faccio? Faccio gusci più sottili e quindi più numerosi. E la mia stima migliora. Quindi il mio compito adesso è di scrivere questo. Quindi la carica nell'iesimo guscio cos'è? È il volume dell'iesimo guscio, quindi la scrivo così, il volume iesimo
di chi? Dell'iesimo guscio, quindi questa è la carica nel guscio, carica nel come si scrive? Iesimo guscio, e questo è il volume dell'iesimo guscio, e devo moltiplicarlo per il valore di rho della densità di carica che io associo all'iesimo guscio. Ma il valore di rho che io associo all'iesimo guscio dipende dalla distanza che il guscio ha dall'origine, giusto? Quindi la rho che io associo qua, la rho dell'iesimo guscio, è data dalla distanza, quindi questo è facile, questo è uguale ad A per la distanza dell'iesimo guscio, questo è questo qua. Ma qual è la distanza? Bisogna intenderci, no? Quale distanza uso? Uso la distanza dalla faccia interna, dalla superficie esterna, da un punto magari esattamente... Ognuno di noi sceglierà un valore diverso di rho, di rho, perché? Perché la distanza che lui associa all'iesimo guscio, lui decide in modo arbitrario come assegnarlo. Quindi le stime che noi scriveremo saranno diverse, però tenderanno a un valore comune quando lo spessore del guscio tende a zero, perché ho un numero arbitrariamente grande di gusci. Quindi questa è la stima, quindi questo rappresenta la distanza di iesimo guscio. Ognuno di noi la associerà nel suo modo. Questo è il volume di iesimo guscio. E qual è il volume di iesimo guscio? Allora, di nuovo, uno fa qualcosa. Quello che sto facendo dovrebbe essere un ripasso. Dovrebbe essere un ripasso. Dovete notare le analogie con le cose fatte già in passato. Sì, è roba in più, ma è anche roba che assomiglia tantissimo a cose già fatte. Quindi in realtà ognuna di queste cose deve essere un'opportunità di ripassare. Cosa scriverò qua? Cos'è questo? Allora, il volume è una funzione di una sfera. Volume sfera è una funzione del raggio, e l'abbiamo scritto quello prima. Qual è la derivata di V rispetto ad R? Cos'è? È 4 pi greco R quadrato. Quindi il differenziale è uguale a 4 pi greco r quadro dr. Quindi una buona stima del volume del guscio è questo. Quello è quello che scriverò là. Quindi dico che il volume del guscio è il suo spessore moltiplicato per la superficie del guscio. 4 pi greco r quadro, la superficie, no? Quindi qua scrivo 4 pi greco r quadro. Quale r? Ri, no? Qualunque esso sia, la distanza dall'estremo interno, dalla superficie interna, qualunque voi scegliate, questo è 4 pi greco ri al quadrato per lo spessore dell'iesimo guscio. Ok? E quindi scrivo sommatoria di A, guardate le ri, ho 1 qua e 2 qua, quindi ho ri al cubo. A e 4 pi greco è comune a tutti gli addendi di questa somma, proprietà distributiva, cavo metto fuori 4 pi greco A per la somma di ri al cubo . Ok? Quindi questo spessore qua è quello che io chiamo delta ri, ok? Questo è ri, e mi sto chiedendo quanto volume è qua dentro. È lo spessore per la superficie, in ultima analisi.
Questo è il risultato qua, non vi deve stupire. Guardate come l'ho ottenuto. Derivata differenziale stima. Se non ne credete che questa è una buona stima, ovviamente continuiamo, così arriviamo qua, non ho abbastanza spazio per scrivere perché c'è la mensola, quindi avrò 4 pi greco a nel limite che il numero dei gusci tenda a n tende a infinito e lo spessore dei gusci tende a 0, quella roba là, quella somma, io la scrivo come un'integrale, quindi ho 4 pi greco l'integrale, su cosa sto integrando? Su r, e l'integrando cos'è? R cubo. E quali sono gli estremi di integrazione? Perché ho il guscio più interno e ho il guscio più esterno, quindi da 0 a r in dr r cubo. E quindi cos'è questo? Questo è 4 pi greco per a r alla quarta diviso 4, ok? E quindi ce l'avrò da qualche parte, ho dimenticato la a, c'è. Quindi questo è pi greco a r alla quarta, d'accordo? Quella a dobbiamo chiederci se abbiamo, questa è la matematica semplice. Prima di consegnare il compito, forse è il caso di fare un'analisi dimensionale per accertarsi di non aver fatto uno sbaglio. Cioè, questa cosa qua, che abbiamo appena calcolato, ha la pretesa di essere la carica racchiusa da quella sfera, con la carica distribuita in maniera che cresce linearmente con la distanza. Questa è la nostra risposta, ma prima di cantare vittoria dobbiamo accertarci che non abbiamo commesso qualche grossolano errore facendo un'analisi dimensionale. Quindi la A che dimensioni ha? La A che dimensioni ha? Coraggio. Vedete che la A moltiplicato per una lunghezza deve essere una densità di carica. Quindi la A è una densità di carica diviso la lunghezza, questo d'accordo, quindi è la dimensione di ρ diviso una lunghezza. Ma ρ cos'è? Ρ cos'è? Ρ è qualcosa che ha la dimensione di una carica diviso un volume. Quindi questo qui è una carica diviso un volume diviso un altro, quindi la dimensione di A è una carica per una lunghezza alla meno 4. Quindi in effetti vedo che quando lo moltiplico per una lunghezza alla 4 ho qualcosa che ha la dimensione della carica, quindi dimensionalmente non ho fatto errori. Vedete il ragionamento? È una verifica che dovete fare, perché gli integrali fate presto a sbagliarle, non ve le ricordate, e abbiamo verificato che le dimensioni di A sono proprio quelle che servono per dare le dimensioni di A che abbiamo ottenuto. Dov'è la formula? Eccola qua. Questo è come era definita la densità di carica. Questa era la A. Quindi le dimensioni di A sono queste. Andando qua giù, mettendole qua, moltiplicando la lunghezza 4, in effetti avete una carica. D'accordo? Chiaro? Cosa potrebbe succedere se la funzione fosse stata diversa? Che so, se avesse una dipendenza diversa, voi cosa fate? Cosa cambia nell'esercizio? Cambia qui, no? Eccetera, eccetera, eccetera. Facciamo una breve pausa, non dovreste essere scioccati.